grazie, ovviamente grazie sia all'Università Europea, sia Imolo Lab e all'IIC, di cui anch'io mi onoro di far parte. L'obiettivo, quando ci siamo anche coordinati con l'avvocato Gazzadei sul come provare a gestire questa sessione insieme, da un lato dando delle indicazioni che potessero essere come dire, informative, dall'altro non in sovrapposizione. Quindi io andrei velocissimo su questa prima parte che è stata ottimamente illustrata dall'avvocato Gazzadei. Forse direi solo un'osservazione. Interessante notare come quando noi abbiamo iniziato a parlare di servizio universale in Italia si parlava di un insieme minimo di servizi a contenuto utile per gli utenti e soprattutto a prezzi abbordabili. Addirittura se guardate il precedente codice, comunicazioni vocali, fax e dati a velocità tali da consentire un accesso efficace, elenco abbonati, domanda è chi è che ancora usa l'elenco abbonati, telefoni pubblici a pagamento che sono sempre diciamo meno diffusi. E in effetti se noi andiamo a guardare alcune delle novità del codice, vediamo che alcuni di questi servizi scompaiono dal paniere del servizio universale, mentre altri diciamo, trovano cittadinanza in modo prorompente. E uno di questi è il fatto di vedere espressamente definita la possibilità di far entrare nel paniere del servizio universale i servizi forniti non in postazione fissa. Questo ci comincia ad introdurre al tema se il mobile da un lato e il mobile nella sua accezione di ultima generazione, cioè 5G, debba o meno andare a far parte del servizio universale. Un pochino come si discuteva anni fa se internet dovesse far parte del servizio universale. Quando noi abbiamo iniziato a discutere di servizio universale non era cristallino se internet dovesse costituire parte o meno del paniere. Tra l'altro su questo provo a fare un piccolissimo riferimento anche agli spunti che sono stati offerti dalle relazioni precedenti, direttiva self-executing o direttiva non self-executing. In effetti se uno andasse a guardare diciamo la chiarezza della direttiva potrebbe propendere verso una sua autoeseguibilità. Se andasse a guardare anche come nel 2003 abbiamo trasposto nel nostro ordinamento il pacchetto dell'epoca, potrebbe dire forse tutto sommato quello che c'è nel codice del 2003 non è molto distante da quello che c'era nelle direttive e quindi tutto sommato non voglio ridurlo ad una mera traduzione, ma se questo deve essere forse tutto sommato ci basta la direttiva perché sia self-executing. Non c'è dubbio che le direttive self-executing non abbiano la necessità o la possibilità di essere applicate obbligatoriamente tra operatori tra di loro, ma devono però, nella misura in cui siano self-executing, essere applicate dalle autorità giudiziarie nonché dalle autorità di regolamentazione. Probabilmente voi siete, molti di voi in aula sono troppo giovani per ricordare uno dei primi scossoni dati dalla concorrenza all'apertura del mercato, quando il fax, questo quasi questo sconosciuto oggi, veniva considerato un servizio a valore aggiunto e dunque liberalizzato e dunque fuori dal monopolio di quella che all'epoca era il monopolista, grazie al fatto che in una direttiva che è giustamente citata, la 9388, veniva individuato come un servizio a valore aggiunto, la direttiva a sua volta veniva considerata come self-executing e dunque il fax veniva considerato come un servizio che poteva essere fornito non soltanto da Telecom Italia ma anche dalla famosa Tel System che cominciò come ariete ad aprire il mercato. Quindi è stato fatto un accenno anche dal commissario Nicita al fatto che alcuni dei paesi europei hanno orografie e caratteristiche territoriali che effettivamente rendono la fornitura del servizio universale in qualche modo complessa o articolata come da noi, e ci arriveremo fra un attimo. Sempre citando prima con Francesco l'allegato 5, è vero che è una lista, come dire, se volete, questa qui, basic di servizi, ma che tutto sommato, se guardata anche alla luce di quello che era la lista dei precedenti servizi che rientravano nel paniere del servizio universale, forse possiamo dire che è un passaggio
e uno sviluppo in avanti è stato fatto. Andiamo velocemente a che cosa accade negli altri paesi europei per poi capire un pochino che cosa accade nel nostro quando parliamo di 5G. Io mi sono soffermato su alcuni di quelli che vengono considerati un po' per ragioni storiche, un po' per ragioni di nuovo torniamo di sviluppo sia di popolazione che orografiche simili ai nostri. Allora, intanto anche negli altri paesi si sono norme sul servizio universale. Interessante il fatto che in determinati paesi c'è un numero di operatori responsabili di servizio universale che è un unico, con altri che contribuiscono, il sistema veniva una volta definito play or pay. Altri soggetti invece, altri ordinamenti prevedono più operatori che possano essere incaricati dello svolgimento del servizio universale. Addirittura, quando facevo un po' di ricerca, notavo interessante il dato della Finlandia: 3 operatori incaricati di servizio universale in Finlandia, dove la quantità di popolazione è nettamente inferiore dal punto di vista numerico, quantitativo, rispetto a paesi popolosi come possono essere l'Italia, la Spagna o la Francia. Ciò non di meno, il servizio universale viene garantito da un numero multiplo di operatori, in quanto la popolazione di alcuni paesi, come la Finlandia in questo caso, è una popolazione abituata ad uno standard di servizio particolarmente elevato. Esistono standard di qualità che vengono specificatamente previsti in determinati ordinamenti. Per esempio, interessante nel caso del Regno Unito, la velocità minima di download di 10 mega. Quando noi ascoltavamo prima, da noi la banda larga viene considerata quella. È vero che da noi c'è sempre poi, come dire, il tema è nel dettaglio, perché da noi non si dice 2 mega, si dice almeno 2 mega. Quindi chiaramente nell'almeno 2 mega ci può essere anche 10 del Regno Unito. Resta il fatto che quando l'operatore sa che può attestarsi a 2 mega per essere considerato banda larga, su quello potrà far affidamento. In Francia c'è l'obbligo di pubblicare i dati affinché gli utenti possano scegliere tra i diversi operatori, un obbligo non dissimile rispetto a quello che accade da noi. In Spagna connessione ad almeno 1 mega invece, Svizzera trasferimento a 3. Quindi diciamo il panorama è piuttosto variegato rispetto a quello che diciamo è il servizio minimo universale. E un'unica considerazione: noi non dobbiamo necessariamente guardare in casa nostra come un esempio di qualcosa che deve per forza seguire altri modelli. Talvolta siamo in grado di rappresentare noi il modello di riferimento, sia per quello che riguarda l'esperienza specifica, mi riferisco in particolar modo al mobile, sia per quello che riguarda tutto sommato anche gli sviluppi e le evoluzioni positive. Se noi andiamo a guardare quello che erano le statistiche della diffusione di internet per households, cioè dimore, fino a qualche anno fa eravamo considerato il fanalino di coda dell'Europa a 28 o a 27 che sia, oggi oggettivamente non è più così. Infine, sulla sovvenzione si è soffermato l'avvocato Graziadei, quindi l'unica notazione è questa formula impossibile che esiste per il calcolo del costo netto, che è legge, è oggi inserita nell'allegato 11 dell'attuale codice delle comunicazioni elettroniche, e che andremo a vedere, torniamo al tema di come sarà attuata la direttiva, se e in che misura la presenza di oneri eccessivi. Il calcolo del costo netto è un calcolo complesso nel servizio universale, vi basti pensare che se l'incumbent va a portare la linea fissa sul famoso cucuzzolo della montagna per servire quell'unica persona che fa una telefonata alla settimana, se però nella geografia comune quella persona è la nonna di 28 nipoti che la chiamano invece tutti i giorni, avrà un outgoing traffic molto limitato, avrà un incoming traffic estremamente invece intenso. A questo si aggiunga, diciamo, il costo dell'intangible, cioè il fatto di essere riconosciuto come il fornitore di servizi universali, che quindi è un plus nel bilancio tra costi e benefici, e conseguentemente da lì l'onere eccessivo. 5G, così ho i 5 minuti, andiamo velocissimi. L'esperienza italiana è un'esperienza interessante, è un'esperienza di avanguardia. Questa mattina il commissario Nicita ricordava come la gara tedesca si stia attestando su valori che, quando invece abbiamo visto in Italia, qualcuno ha individuato come valori particolarmente interessanti o particolarmente elevati.
C'è da dire una cosa, e qui mi spiace che non ci sia il rappresentante di Huawei. Il 5G, a mio sommesso avviso, può rappresentare quel tipo di sviluppo e quel tipo di opportunità per la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica che in anni passati ha rappresentato Internet da postazione fissa. Questo perché, e lo riconosce la stessa direttiva, l'accesso ad Internet in banda larga da postazione non fissa, quindi mobile, è un fattore di inclusione sociale. Poter utilizzare i servizi di accesso al web in mobilità è un fattore che aggrega le persone, è un fattore che include. Allora, concludo rapidissimamente, anche stando in meno di 5 minuti assegnati, ricordando che nel nostro paese esiste una peculiarità, che è quella dell'intervento del governo quando si tratta di trasferire tecnologia 5G. Ora, questo è un tema particolarmente rilevante e particolarmente attuale oggi per un motivo specifico. Molti di voi avranno sentito parlare dei cosiddetti poteri speciali, cioè i poteri che il governo può far scattare nel momento in cui un operatore che abbia la disponibilità di infrastrutture o asset cosiddetti strategici cambi di controllo. Questo era quello che accadeva fino all'altro giorno, ossia nel momento in cui Tizio Caio Com, titolare di una rete in fibra ottica di particolare rilevanza, passi di controllo dal soggetto A al soggetto B, il governo può intervenire con un veto, oppure con un'imposizione di condizioni, oppure con una luce verde assoluta, completa. La cosa positiva è che è un meccanismo veloce. Il nostro, se noi guardiamo quello che fanno in altri paesi, avete sentito forse parlare di un comitato di protezione degli investimenti esteri nel paese stesso che si chiama CFIUS, che è una emanazione del governo statunitense. Il procedimento davanti al CFIUS è un procedimento che richiede un certo numero di settimane. Nel nostro ordinamento il procedimento per l'ottenimento della luce verde o eventualmente del veto o delle condizioni da parte del nostro governo è un procedimento particolarmente veloce, basato sul principio del silenzio assenso, scusate. Ora però c'è un tema. Una modifica di questa normativa ha stabilito che non soltanto se Tizio, titolare di una rete 5G, passa di mano da A a B, debba notificare l'operazione e ottenere la luce verde dal governo, ma anche semplicemente se vengono posti in essere contratti che hanno in generale a che vedere con il 5G. Leggo rapidissimamente la norma perché è interessante vedere, diciamo, il passaggio che è stato fatto nell'introduzione di questo nuovo principio. La stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l'acquisto di beni o servizi relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle reti 5G. Questo è quello che va notificato. Ora, perché si ricollega al discorso di oggi che faceva il rappresentante di Huawei? Perché il tema della sicurezza, della cyber security, il tema della integrità delle reti è sicuramente un tema importante, a maggior ragione se queste reti costituiscono una parte significativa del paniere del servizio universale. Allo stesso tempo, immaginare che un contratto semplicemente di gestione o di manutenzione di una rete 5G debba essere notificato e in ipotesi approvato dal governo è un qualcosa che vedremo che cosa succede con la legge di conversione, perché questo è ancora un decreto legge che si avvia rapidamente alla conversione in questi giorni, ma è un qualche cosa che dovrà essere gestito in modo tale che gli operatori che offrono il servizio 5G e che come tali fanno parte del paniere del servizio universale possano continuare ad operare in maniera dinamica e non in maniera eccessivamente ristretta o congestionata da vincoli. Grazie.